Bro, che cazzo fai? Cazzeggi? Non Devo fare? lo so, andiamo a allenarci. Ci Mica. sta? Un Vuoi fare un po' di pesi? po' di pesi, Un po' di solito. MMA, non lo so, vorresti? Un po' di guanti? Facciamo un po' a botte? O hai No, paura? dipende. No. Sicuro? Se devo fare a botte con Per te, me sei uno dipenderei. sfigo. Per me sei uno Bro, sfigo, che hai se avanti paura. su sto piano mi fai girare il cazzo. Boh, ragazzo, sto tipo rompendo il cazzo a Simo. Tra poco lo convincerò a fare sparring con me. Chi è che vuole vedere Simo picchiato? So, non ho tutta questa voglia di farmi picchiare da te, però Vabbè, fra, secondo me se non hai coglioni. Dai, la metti così ti ammazzo di botte. fammi vedere. Dai, Se vuoi ti andiamo. presto il caschetto. Andiamo, dai. Lo vuoi il caschetto? Boh, vediamo, andiamo di là, dai, Dai, andiamo. dai, coglione. Andiamo. Nella palestra della Chill House, io e il mio compagno Simo Pucci, raga, atleta di ginnastica artistica, non c'entra un cazzo con l'MMA. E niente, oggi gli volevo proporre un piccolo allenamentino di MMA insieme a me e andremo a fare un piccolo sparring. Userò questi guantoni della Venom 16 once per evitare di fargli troppo male. Oh, io mi sono parato, bardato per bene, che non voglio farmi rovinare il mio bel visino da questo pezzo di... Round one, fight! Fight! Sopravvissuto, ma come da pronostico ne ho preso tantissimo, tantissime davvero. Mi ha salvato sto caschetto. L'unica cosa che ho notato è che come prendi un pugno non capisci più un cazzo, io mi chiudevo e poi venivo massacrato di botte perché è automatico che vedi che un Why you always in?